Sì, grazie Presidente. Inizio chiedendo, a sensi dell'articolo 78, che tutte le votazioni di questo provvedimento siano per votazione nominale, nome mio, Corbetta, Macchi, Carcano e Fiasconaro. Allora, per questo progetto di legge, innanzitutto la relazione. Innanzitutto dobbiamo dire che la relazione che è stata presentata, scritta e messa a disposizione, dice cose non vere e si contraddice anche. Innanzitutto leggiamo: l'obiettivo delle modifiche previste dagli articoli 1 e 3 ha come filo conduttore quello di favorire il recupero a fini agricoli di terreni che avevano tale destinazione. E al termine dice: per la gestione di territori svantaggiati, afflitti dall'abbandono e dall'incuria. Ma questo è contraddetto dall'articolo 1, il quale poi viene anche spiegato cos'è l'articolo 1. L'articolo 1 è articoli edificabili a destinazione produttiva, quindi non sono terreni a destinazione agricola. Quindi già questo, c'è una contraddizione in questa relazione. Gestione di territori svantaggiati. All'articolo 1 non si fa riferimento a territori svantaggiati, si fa riferimento a tutti i territori, compresi quelli di pianura, che di certo non sono svantaggiati. Quindi già questo fa capire come ci sia qualcosa che non va in questo progetto di legge. Altra cosa che c'è da dire: lei ha detto c'è un contrasto normativo, da colmare un vuoto normativo, ma secondo noi non c'è assolutamente nessun contrasto normativo, nessun vuoto normativo. Qui, ed è chiarissimo dall'articolo 4, quando si fa riferimento proprio alla possibilità di manifestazioni motoristiche all'interno di mulattiere e sentieri, si dice proprio in deroga ai divieti, cioè vuol dire che prima non si poteva. Quindi non è che prima c'era un vuoto normativo, c'era qualcosa di contrasto, prima semplicemente non si poteva. E con questo progetto di legge viene concesso di effettuare queste manifestazioni. Quindi anche in questo caso non conta, non va bene quello che è scritto nella relazione. Allora, le corse, partiamo dall'ultimo articolo, l'articolo 4, che è l'articolo, diciamo così, da cui è nato questo progetto di legge che poi si è sviluppato con i successivi articoli e soprattutto l'articolo 1. La possibilità di poter fare manifestazioni motoristiche nei boschi e nelle mulattiere. Allora, secondo noi questo progetto di legge, facendo questo, non va sicuramente nell'interesse della collettività, come dovrebbe essere una legge regionale, ma va, come qualsiasi legge dovrebbe essere, ma va nell'interesse di pochi. Di pochi, cioè di quelli che hanno l'interesse a fare queste manifestazioni. L'interesse di qualcuno che piace andare in moto. Allora, può anche andar bene. Ma noi in commissione, e l'ha detto anche lei, in commissione, nei mesi di commissione, abbiamo, tra note arrivate da associazioni, tra audizioni, abbiamo sentito tantissime associazioni, FAIL, CAI, Legambiente, Comitato Robbia Vive, eccetera, e tutti hanno detto che queste manifestazioni fanno più danni che altro, fanno danni ai boschi, ai sentieri, che dopo dobbiamo, o qualcuno, deve riparare. Questo è quello che hanno detto. Hanno detto che qui si parla di, anche nella relazione, di cos'è che si dice? Di valenza ricreativa, indotto turistico, ma l'hanno detto tutti. Questo allontana il turismo. Questo è proprio un progetto di legge per pochi ed è contro il turismo. Se noi vogliamo fare qualcosa per il turismo, è esattamente il contrario, valorizzare i nostri territori, invece che permettere che vengano distrutti, perché avete visto anche le foto. Ogni manifestazione di questo tipo porta danni al territorio, che poi non si sa neanche se possono essere recuperati e riparati come lo era precedentemente. Quindi questo è il fatto fondamentale, questo è contro il turismo. Se noi vogliamo fare una cosa per il turismo, la Regione Lombardia per il turismo fa veramente poco, non dobbiamo fare sicuramente questo, perché questo fa esattamente il contrario. Allora, si parla di recupero agronomico, va bene, è vero, soprattutto in territori di montagna c'è forestazione, ci dovrebbe essere più territori recuperati dal punto di vista agronomico, è verissimo, e su questo siamo d'accordo. Ma ci deve essere anche un piano, non basta poter dire ok, togliamo questo bosco, vi facilitiamo. Dobbiamo dare anche gli strumenti per gli agricoltori per valorizzare questi terreni che poi vengono messi a disposizione. In questo progetto di legge non c'è questa pianificazione, manca. Cosa fanno? Ok, togliamo gli alberi, poi
Riescono gli agricoltori a fare quello che vorrebbero fare in questi nuovi terreni? In questo manca, in questo progetto di legge. Altra cosa, questo progetto di legge è contro la semplificazione. Ad esempio, vediamo in alcuni articoli che vengono introdotti le unioni di comuni. Già abbiamo province, abbiamo le comunità montane, abbiamo i comuni, adesso ci mettiamo anche le unioni di comuni che hanno competenza per dare certe autorizzazioni. Beh, allora, ma siamo sicuri? Questa è già una complicazione, non una semplificazione. Ma siamo sicuri che le unioni di comuni abbiano le competenze per dare quello che con questa legge gli diamo di fare? Hanno il personale adatto, hanno le competenze, ma abbiamo già le comunità montane. Ma cosa servono allora le comunità montane? Allora, o facciamo fare l'unione dei comuni, o le comunità montane, o lasciamo l'unione dei comuni, e allora a questo punto togliamo anche le comunità montane. Cosa servono? Siamo l'unica regione che le ha. A questo punto diamo anche uno scarso peso alle comunità montane. Togliamole addirittura, che va meglio. Beh, comunque, le unioni dei comuni, in questo contesto, non hanno le competenze per dare le autorizzazioni di cui si dice in questo progetto di legge. Quindi questo progetto di legge, noi abbiamo chiesto che venisse ritirato. Questo progetto di legge noi voteremo sicuramente contro. Abbiamo presentiamo tanti emendamenti e due ordini del giorno, di cui uno in particolare è un ordine del giorno, se non ho visto male, il numero 266. Va bene, facciamo anche fare, diamo l'opportunità dal punto di vista legale che i comuni possano autorizzare le manifestazioni motoristiche all'interno dei boschi, dei sentieri e delle mulattiere. Facciamolo pure. Però in questa legge, ad esempio nella legge del Piemonte, ci sono a livello legale, a livello legislativo, delle prescrizioni precise. Qui non ci sono. Noi abbiamo provato già in commissione, si ricorderà sicuramente il Presidente, con degli emendamenti, introdurre dal punto di vista proprio nella legge certe condizioni. E noi le abbiamo presentate in questo ordine del giorno, l'ordine del giorno 266, in modo particolare chiediamo che queste manifestazioni possano essere autorizzate solo all'interno del periodo coincidente con il calendario venatorio provinciale, questo per favorire, per tutelare la fauna soprattutto, perché noi pensiamo ai danni che viene data alla flora, ma alla fauna che queste manifestazioni producono. Quindi è importante che queste manifestazioni non vengano fatte, ad esempio, nel periodo riproduttivo. L'obbligo di comunicazione al pubblico, un deposito cauzionale, tanto visto che c'è anche un emendamento da questo punto di vista, una fideiussione a garanzia del ripristino dello Stato, una documentazione fotografica che dimostri come sono ridotti i sentieri e le mulattiere ogni 100 metri e soprattutto la durata complessiva massima di 72 ore consecutive, cioè da quando si inizia in un giorno alla fine, e l'autorizzazione che deve essere rilasciata, abbiamo anche un emendamento, previo consenso dei proprietari, perché se sono proprietario in un terreno e comunque non gradisco che nel mio terreno si passino delle gare motociclistiche, devo avere tutto il diritto di poter dire di no. Grazie Presidente. Grazie consigliere Macchia.